Dopo successo riscosso da Cuochi di Bordo, nel prossimo autunno partirà su Fano TV un nuovo programma dedicato alla cucina, ai piatti della tradizione locale e al pesce dell'Adriatico. Si chiama Casa Fiorenzo e prevede 10 puntate con due personaggi noti in città e appassionati della materia. L'organizzazione produttori della pesca di Fano, assieme a tutte le sue componenti, l'Associazione Vongolai, l'Associazione Armatori Piccola Pesca, hanno promosso anche quest'anno un'iniziativa che è volta alla promozione dei prodotti ittici nel nostro territorio, soprattutto in un contesto di cultura gastronomica. E qui abbiamo coinvolto un po' i guru della nostra tradizione, che sono un pescatore cuoco, che è Stefano Facchini, che è anche il presidente dell'Associazione Vongolai, quindi è un uomo che va per mare, e Fiorenzo Giammattei, conosciuto da tutti, esperto, ex segretario dell'Accademia della Cucina, quindi dei personaggi che sapranno anche farci divertire, io penso, presentando i piatti con una certa familiarità. E noi li abbiamo incontrati durante la registrazione delle ultime puntate. Fiorenzo, un programma dedicato ai piatti della tradizione basati sulle sue ricette. Sono, io ho anche scritto un libro un paio d'anni fa che contengono proprio tutte le ricette tipiche della zona, anche perché io sono molto ancorato alla tradizione, e quindi anche troppo, sono proprio rigido, e quindi abbiamo voluto fare questo programma improntato alla tradizione e basato naturalmente sul bellissimo pesce che abbiamo qui da noi, quindi pesce fresco, rigorosamente pescato qui nel nostro mare, nell'Adriatico, che è ancora molto generoso. Possiamo anticipare qualche ricetta? Sì, come no. Allora, tra le tante, dunque, saranno circa 10 ricette, e quindi faremo le tagliatelle con le sogliole, e poi faremo i totani ripieni, le mazzole in porchetta, le vongole, la polentina di vongole col sugo rosso, gli spaghetti con le vongole in bianco, gli spaghetti con le cozze. Ce ne sarà un po' per tutti i gusti. Tutte cose molto classiche che secondo me piacerà alla gente a casa. Stefano, entrerete quindi nelle case dei nostri telespettatori anche in modo ironico? Sì, anche. Sapranno Fanesi che io mi diletto anche un po' con le commedie. Sono nato giù al porto e d'altronde il dialetto fa parte di me, ecco. L'ho sempre parlato a casa. Quindi impareremo anche qualche termine in dialetto fanese. Terminologia, sì, anche con Fiorenzo, magari facciamo qualche battuta, scherziamo, perché come diceva Fiorenzo, anche io sono un amante della gastronomia, puliamo il pesce, tutto quanto, lo facciamo vedere pulito, tutto quanto, e insomma, ecco, facciamo le ricette della tradizione, ecco. Le puntate sono state registrate a Bellocchi di Fano grazie agli spazi messi a disposizione da Cristian Cecchi e dal suo socio. Noi di Apice Arredamenti abbiamo messo a disposizione quest'angolo, diciamo, del nostro outlet, perché abbiamo sia un outlet che un negozio. Mi ha fatto piacere, insomma, vedere questa tradizione che tecnologicamente il prodotto nella cucina è venuta bene, come se fosse una cucina professionale. Questo infatti anche per dire che in una cucina casalinga, questo non è altro che una cucina casalinga, si possono tirare fuori ottime pietanze come in una cucina professionale. L'ingrediente base logicamente sono i cosiddetti chef, però comunque la cosa è venuta bene, piatti assaggiati, buonissimi.